negli episodi precedenti. Mi ricordo che a casa tornavi stanchissimo dal lavoro. Era prima che tu te ne andassi. Non ho avuto scelta. Ma tu hai deciso di andartene via. Io non ho deciso nulla. Quindi con il lavoro come facciamo? Alice decide di trovare qualcosa di nuovo. E di moderno. Quella moderna fra i due sei tu. Ci sono. Cosa? Papà, fidati di me. Andiamo. Mi hai portato alla Darsena? Sì, l'hai cambiata molto ultimamente. Sì, non avrei mai pensato che potesse trasformarsi così. Pensa che una volta qui c'erano solo depositi e magazzini. E adesso è un posto in cui ci si diverte. Facciamo una foto? Sì, visto che mi hai portato tu, cosa proponi? Pensavo a qualcosa che potesse inquadrare il tutto, sia la gente che sta mangiando che i campi. Se ci mettiamo lassù, riusciamo a fare una bella foto anche alla Darsena. Ci sta. Vai. Andiamo. Ti ricordi che una volta lavoravo qui al porto? Sì, tornavi a casa sempre con le mani sporche e mi portavi un sacco di regali. Sì, erano quelli che mi lasciavano i miei amici quando si imbarcavano. Erano cose strane, tipo mi portavi delle foto, delle cartoline. Le ho ancora a casa, da qualche parte. Era un lavoro duro, ma onesto. E poi con i ragazzi si era diventati quasi una famiglia. Ma come sei passato dal BV a fare il fotografo? Avevo comprato una reflex a rullino, forse tu non ti ricordi. Facevo sempre foto a te e a tua madre. Poi ho iniziato con il porto e le navi. E non ti insegnava nessuno? Non avevo il tempo di prendere lezione. Semplicemente guardavo tutte le riviste di fotografia e cercavo di imparare tutti i giorni facendole. Te la sei cavata benissimo. Beh, diciamo che ci ho messo un bel po' di tempo prima di fare qualche foto decente. E poi sono iniziati gli ingaggi, per quello che tutte le domeniche andavo via. E poi te ne sei andato. Sì. Sentivo che quella era la mia strada. Io non volevo lasciarvi, ma era diventata una scommessa. E tua madre non mi sosteneva in questo. Non potevate trovare un compromesso? Potevamo, ma lo sai come sono i grandi. Tua madre non voleva che io lasciassi un posto sicuro, il porto. E io non volevo lasciare la fotografia. E in mezzo a queste due cose ci sei andata tu. Alicia? Visto, una cosa buona l'abbiamo fatta. Sì, ma dobbiamo trovare una buona idea. Non so, qui ne facciamo una giusta o una sbagliata. È un po' come cavalcare le onde. Mm. Il mare! Sai che è da tempo che non ci vado. Domani ci facciamo una bella giornata in spiaggia. Prendiamo l'autobus che da qui è molto comodo. Vado a pagare e intanto tu guardami la macchina. Sì, vai.